Un saluto a tutti dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica. Siamo nella clinica di Dottor Palmas, dietista sardo in Moldavia. Qui vicino a me ho tre pazienti, però oggi parliamo di più con loro due. Parliamo con la signora Rita, che viene dalla Sardegna arborea, e qui abbiamo il signor Dario De Luca, che lui viene da Milano. E sono due pazienti che praticamente hanno finito il loro percorso, vero? Siete proprio all'ultimo, al vostro ultimo step. Siete al vostro ultimo step e innanzitutto vi voglio chiedere come è iniziata proprio la vostra storia qui a Sostenismo Dentale. Quando avete iniziato ad avere i problemi con i denti? Proprio come eravate prima, capito? Proprio quanti ne avete passato, come si dice? Iniziamo con Rita e poi con Dario? Sì, facciamo così, dai. Allora, io sono Rita, sono dalla Sardegna, sono arrivata in Moldavia da Facebook. La mia storia è una cosa lunga perché io sono stata portatrice di protesi mobile per 28 anni. Ho trovato da Facebook Dottor Palmas e sono arrivata in Moldavia nel 2018. Ho contattato la clinica, gennaio ho fatto il primo intervento di zigomatici e lì è stata la mia rinascita. Però per quale motivo hai iniziato a... Ho perso i denti tanti anni fa, non c'era la cultura di... Quando avevi qualche problema cosa facevano? Ti toglievano i denti e poi ho avuto due bambine e da quello i denti se ne sono andati e mi hanno messo la mia condanna alla protesi mobile. Come è stato tutto questo periodo con la protesi mobile? Uno schifo, perché io ero... cioè mi sentivo proprio un handicap, ecco. Avere questa, non si hanno i gusti perché hai il palato, quindi non ho sofferto molto, però adesso sono contenta. Sì, fino alla felicità, perché comunque a Rita oggi le hanno messo i denti e lei è felicissima, tutta solare, tutta un sorriso. Però sì, fino ad arrivare alla felicità, diciamo, questo... È stato difficile, però lo rifarei anche domani. Quando sei arrivata per la prima volta ti hanno detto che devi mettere i zigomatici, sì. Perché non avevi abbastanza osso. Non ce n'era proprio, no. In Italia hai mai fatto un preventivo da qualche altra parte? Allora, ci ho provato in una clinica di Milano. Sì, si parlava di qualche impianto, però forse non avevano visto proprio bene l'attacco come è stato qui. E, sì, mi dicevano di provare, ma si parlava di... Cosa ne so, allora sto parlando di metti di 15 anni fa, mi chiedevano 25.000 euro e io non me lo potevo permettere. 15 anni fa? 15 anni fa, perché poi diciamo che ho iniziato un po' a mettermi l'anima in pace, però poi è passato su Facebook Dottor Palmas, è passato questo treno, io l'ho voluto prendere e lo riprenderei anche domani 10 volte. Dario, te invece, qual era? Perché comunque io so la tua storia, so come sei arrivato e so comunque che non eri messo tanto, eri messo un po' maluccio. E come è nata la mia storia? La mia storia è nata, io soffrivo di bruxismo e avevo questo problema già da anni, solo che non riuscivo a toglierlo, anche mettendo dei bite li consumavo, cioè ero proprio... Cosa è successo? È successo che poi un giorno ho deciso di... rimediare a questa cosa e ho cominciato a cercare un po' via internet le soluzioni migliori. Io già conoscevo la Croazia perché in passato sono stato fidanzato con una croata e ci sono stato in Croazia, per cui sapevo già la realtà croata. Qual era la realtà croata? Che ormai la Croazia è famosa per questo, perché è stata una delle prime a fare questo tipo di turismo. Però diciamo che ormai ha preso talmente piede che ci sono altre realtà migliori. Bisogna solo capire, cercare e informarsi. Io non ho fatto nient'altro che fare. Prima, tre preventivi in Italia. A parte che già in passato io avevo messo dei denti, avevo fatto degli impianti in Italia e li avevo persi tutti. Ho avuto un percorso di denunce con alcuni dentisti, di cui poi sono stato anche rimborsato perché... Non si può mettere 4, 5, 6 impianti e perderli dopo un anno. Dopodiché ho detto basta, in Italia non ne voglio più sapere.
ho cominciato a guardare un po' su internet, mi sono informato, chiamato anche in Croazia, ho guardato un po' i prodotti, i materiali, i marchi. Cosa ti proponevano? Allora, ma bene o male proponevano, diciamo, le stesse qualità, anche se cambiavano i marchi, diciamo, però variavano molto di prezzo. In Italia ho fatto 3 preventivi, di cui un preventivo uguale al vostro, uguale al lavoro che ho fatto qui, mi veniva a costare 32.000 euro. Poi ho fatto un preventivo con, diciamo, con dei denti standard, con degli impianti standard, roba normale, in Italia mi hanno chiesto 16.500 euro. Ho provato a fare un preventivo con materiali, diciamo, discreti, all'ASL mi hanno chiesto 14.800 euro. Cioè, mi veniva proprio da ridere, no? Poi ho conosciuto, ho visto questo, su internet ho visto la realtà di Palmas e ho cominciato ad informarmi, no? Quello che mi piace molto, che mi è piaciuto molto di Palmas, è il fatto che è una persona che combatte per le cure dentistiche gratuite. E questa è una cosa molto importante, perché nessuno lo fa. Ti dice la realtà dei fatti, come stanno le cose, come funziona e quanto margine di guadagno hanno i dentisti italiani. Per cui ti rendi conto che la realtà non è bella. Bene, un bel giorno ho deciso da solo, senza organizzare un viaggio con voi, ho preso la decisione di partire da solo. Sono venuto qua, ho fatto un preventivo reale, perché avevo bisogno di sapere quanto costava realmente. Niente, ho fatto i miei conti e alla fine, poi dopo qualche mese, sono tornato e ho cominciato questo percorso. Siccome non mi fido più, io sinceramente in Italia non mi fido più, in qualsiasi campo. E come ti ho detto, sono venuto qua, ho cominciato questo percorso e devo dire che sono molto contento, perché ha proprio soddisfatto le mie aspettative, quello che volevo, con una spesa giusta, senza ammazzarmi la vita, ecco. In Italia hai bisogno di fare un mutuo per metterti i denti, questo è il problema. Quanto pensi che avresti speso magari in Italia per fare un lavoro così? E se pensi che te l'avrebbero fatto così, come te l'hanno fatto qui? Allora, in Italia non lo so, perché io non l'ho chiesto, però sapevo che facendo gli zigomatici ci sarebbero voluti solo per la parte superiore quasi 30.000 euro. E poi, una volta che sei arrivata qua, come è proseguito tutto? Niente, mi sono sentita già subito a casa mia, perché il fatto che lui è sardo, a me, non perché ho qualcosa contro gli altri, però io sono venuta solo perché lui era sardo come me. Poi ho visto un video di un ragazzo con un handicap e dottor Palmas era riuscito a sistemare la bocca. A me questa cosa, ho detto, sicuramente sto andando nel posto giusto. E l'ho sentito in tutto il percorso, anche se naturalmente l'intervento è stato faticoso, non ho sentito dolore perché ho fatto l'anestesia generale, quindi io 6 ore ho dormito, ecco. Anche quando mi sono svegliata non avevo tutto quel grande dolore, più che altro, insomma, avevi messo in bocca qualcosa che non era abituata con una cosa mobile che faceva solo pena, perché per me era una vergogna, ecco. Loro in casa mia non sapevano neanche, perché non mi hanno mai visto senza, perché io avevo proprio il terrore di che potesse succedermi, perché era veramente brutto, cioè ce l'avevo, me l'hanno messa quando avevo 30 anni, sono arrivata qui a 58 e io mi sono sentita di nuovo come se avevo avuto 30 anni, quindi va bene, no? Ma come sei cambiata dopo? Cioè, dopo che... In questi 2 anni, in questi due anni la mia mano non va più come prima, ora sorridevi, adesso no, adesso si sorride senza, anche soprattutto per alimentarmi, perché comunque prima mangiavi una cosa, dovevi stare attenta, i semini, tutte queste cose sono cose che... Adesso invece mangio anche troppo, che mi sono dovuta mettere anche a dieta perché sono ingrassata 6 kg. La prima cosa che ho mangiato qui a gennaio 2019, io ho mangiato gelato e il mio palato ha detto: e cosa mi stai dando? Sai, questa cosa di freddo.
Così è iniziato a assaporare tutto bene. Un'abitudine ormai fatta con una protesi mobile che... Cioè io avevo, mi sentivo la bocca vecchia da quando avevo 30 anni. Certo. Ti ha tolto proprio il piacere dei gusti? Sì, ma anche per mangiare non era semplice. Io la capisco perché io ho avuto la stessa sensazione con gli occhi. Sono stato operato agli occhi e non vedevo bene. E a volte facevo così per togliermi gli occhiali quando non li avevo. Non li avevi. E quindi immaginati, ce l'avevi. È ancora peggio anche gli occhiali, diciamo, ce l'avevi. È un'abitudine che tu fai, è un gesto che tu hai. Alla sera vai a letto, togli gli occhiali, la mattina ti alzi di riprendere. Tante volte, diciamo che la prima settimana mi alzavo, usavo gli occhiali, diciamo, se ci vedo. E io comunque adesso, nei miei sogni, quando capita, dico, allora, meno male che è solo un sogno. Sì, è solo un sogno, meno male. No, perché io non ho avuto problemi. Io ho mangiato un panino, mi hanno operato domenica, e io il mercoledì, quando sono ripartita, a Ermoldova dava il panino, io me lo sono mangiato. Avevo i denti che facevano veramente, erano brutti, ma io non mi ponevo nessun problema, perché comunque penso che sia la persona quello che conta. Sì, quello sì. Però devo dire che una volta messi i denti riacquisti molta più fiducia di te stesso. Un esempio di prezzo. Sì. Io questi quattro qua ho speso 5.000 euro. Per quattro denti? Sì. E qui è il lavoro che hai fatto? Meno di 4.700. Il resto proprio? Sì, meno di 5.000 euro. Sì, sì. Però per quattro denti? 5.000. Per quattro denti. Che poi un'altra cosa, lì fissati i denti dopo sei mesi, sono rimasto con la protesi mobile. Perché chiaro, se io mi metto la protesi mobile, cioè vai a mangiare dopo 10 minuti, scusate. No, è un inferno, cioè se non lo provi non lo sai, cioè la protesi mobile, io quando vedo i nonnini, che io sono un os, e non li vogliono mettere i denti, cosa ne so, magari stanno anche per morire, io la prima cosa che penso, veramente, datemi un po' di dignità, mettiamoli i denti, perché se loro se li sono comprati, anche se così, è una cosa, veramente, quando succede, io sono la prima alla mia collega, Mari, mettiamoli i denti. Veramente, perché è giusto così, perché è una cosa vergognosa che uno non possa mangiare bene, poter sorridere, perché comunque con una protesi devi stare attenta anche quando parli, perché molte volte quando tossisci, quando qualsiasi cosa. Dimmi te, a te ti hanno fatto la linea superiore, sì. Perché la linea superiore è una linea che si fa in modo digitale, sì. Ovvero c'è un computer dove c'è il tuo sorriso, le tue impronte vanno messe su quel computer e digitalmente ti stanno facendo, ti creano la tua protesi. Tu hai visto questa cosa? Sì che l'ho vista, ma non l'ho vista sul mio lavoro, l'ho vista... Tramite alcuni video ho già capito come funzionava. Comunque, tornando al discorso di prima, il fatto dei prezzi è anche dovuto al fatto che in Italia, purtroppo, il dentista tende sempre a discriminare i lavori all'estero. Ma no, ma non andare all'estero, guarda che poi se hai un problema, chi ti aiuta? Cioè, cerca sempre di invogliarti a evitare di andare. All'estero. E purtroppo questo è un problema aggiunto al fatto che le persone si spaventano. Un'altra cosa, in quanto tempo è stato fatto il vostro lavoro? Diciamo, se l'avessi fatto all'estero, non dico proprio il paese, diciamo all'estero, in quanto tempo pensi che l'avrebbero fatto? Penso forse il tempo che ci ho messo, perché comunque... Il mio percorso è stato anche difficile perché fare gli zigommatici qualcuno dopo 8 mesi ha finito. Sì. Io invece, no. Va bene, un po' per la pandemia ho dovuto trascinare un po' di più, quindi penso che ci sarebbero voluti, non di certo, io ci ho messo 2 anni a finire perché adesso oggi ho fatto... Oggi lei, poverina, c'ha proprio il sorriso definitivo, vero? È stato... Pensavo di non arrivarci, ho detto, ah, vedrai, non ci riesco neanche questa volta. Invece, poi il tempo è passato e sono felice di essere tornata e aver finito. Le sensazioni di oggi come sono? Le sensazioni di oggi
All'inizio sai un po' di paura perché dici ma forse mi farà male. Invece oggi non ho sentito niente, era tutto facile, le viti, 2 secondi, tutto finito. E io, oddio, è finita proprio. E quando ti sei vista col sorriso? Ho detto, ma... Viene un po' da piangere. Sì. Te Roberto quando l'hai vista? Ma è vero. Ma sei tu, la mia moglie. Cioè cambia, addirittura mi ha detto, ah signora adesso non ti fai pungere perché ti abbiamo fatto un bel labbro. I tuoi familiari, le tue figlie, i nipoti, quando ti hanno visto, anche con i provvisori, perché i provvisori erano comunque bellissimi, stavano molto bene. Anche con i provvisori, come ti hanno vista, magari come ti hanno visto cambiare? Vi dicevo solo, ad esempio io ho una nipotina che adesso ha 9 anni, quando sono rientrata 2 anni fa le dicevo, amore, nonna, quando adesso non può, cosa mi dai, se mi capita che mi dai un colpo, non ha fatto l'intervento. E nonna, fammi vedere poco i denti, dai. E io, non ti piace? No, di più la devi aprire. No, amore, nonna di più non qua. No, però ci sono stati tutti, mia mamma che ha 82 anni, era super felice, perché dice che sono stata coraggiosa e... Hai fatto un passo sì. Molto... Mi ha detto che ero... Veramente qui tutti mi dicevano che ero la guerriera, che voleva quello e basta. Non è che sia la nostra star, Io ho fatto l'intervento la domenica, Qui mi hanno operato 2 anni fa. La domenica io il mercoledì sono ripartita a casa con i denti. Difatti il dottor Vasile, che è il mio protesista... Quando mi ha messo i primi provvisori mi ha visto, allora sì che piangevo, scendevano queste lacrime, ma erano lacrime di felicità. Io sono contenta che voi siete contenti, ma più che altro la gente che ci guarderà ora, questi due signori sono i nostri star, diciamo, che tutti già li conoscono per i video, migliaia di video che abbiamo fatto tutti assieme, vero? No, ormai siete abituati con le telecamere qui davanti. Semplicemente contenti. Sì, io sono... felice, io sono non ho parole per dire dottor Fania, dottor Vasile, dottor Palmas, perché comunque anche lui è, anche quando è venuto in Sardegna che ha fatto l'evento, per me è stata, mi baciava in testa, ho detto boh. Comunque per me SOS Turismo Dentale rimane sempre una grandissima famiglia. Allora guardiamo tutti lì in camera, lì. E salutiamo tutti quelli che ci guardano. Ciao. Dalla Dumi un saluto da Dario, un saluto da Rita e da Roberto. Qui la loro storia sta per finire. Fatelo. Si ride con un sacco di denti, anche troppi. Dimenticavo, non venite in Moldavia, che qua sono tutti pericolosi, fanno tutti paura.